Buongiorno a tutti e ben ritrovati in un nuovo video sul canale. Oggi vi mostrerò gli effetti concreti di un'entità, di un'egregora su una punta di quarzo ialino, quindi su un cristallo, a seguito di un mio intervento, di un caso da me trattato su una persona. Vi mostrerò alla fine del video le foto del prima e del dopo, in modo tale che voi possiate valutare attentamente e coscientemente se continuare con la visione del video e quindi con la visione delle foto, perché ritengo essere effettivamente particolarmente forti e impattanti. Quindi valutate un po' voi. Ma parliamo del caso. Poco tempo fa si presenta a me una donna che mi richiede un normalissimo consulto con i tarocchi tarologico su una situazione sentimentale. Questo è il motivo per cui io continuo a postare video sulle letture dei tarocchi, a fare consulti privati con i tarocchi, perché mi permette di arrivare a persone che magari stanno soffrendo perché cercano delle risposte nel quotidiano, nelle relazioni, nelle condizioni, convinte che la sofferenza in realtà sia davvero determinata da quello che succede all'esterno. Poi arrivano a me attraverso quei video e attraverso video di questo tipo si rendono conto che c'è tutto un altro mondo. E quindi molti sono entrati così su un percorso di crescita dapprima interiore personale e poi spirituale, risolvendo gran parte di quelle che prima erano le sofferenze del quotidiano. Questo è il motivo per cui io metto questo tipo di letture. Detto questo, parliamo di questa sua situazione sentimentale. Io giro le carte e mi rendo subito conto che questa persona è piena di larve energetiche, chiamate anche entità di primo grado o forme pensiero. Lei poi in seguito mi spiega di avere una pseudodepressione dovuta a una separazione significativa con suo marito, da poco avvenuta, se non erro. Non so se la memoria mi aiuta perché comunque è passato poco tempo, però sentendone molti di questi casi faccio fatica a ricordare bene i dettagli. Detto questo, questa persona presentava, secondo quello che vedevo nella stesa, un blocco importante a livello del quinto chakra, quindi del chakra della gola. Io le ho esposto quello che vedeva e lei poi, da lì a poco, nella conversazione, mi dice che prima di me si è recata da un'altra persona che esegue letture dei tarocchi, quindi da una cartomante, che le ha proposto per questa sua sofferenza una purificazione energetica. Lei ha accettato di buon grado e una mattina, improvvisamente, nel sonno, ve la faccio breve, si sveglia con una morsa incredibile alla gola, sente una sorta di soffocamento, come se la stessero strozzando. Al che telefona, contatta questa cartomante e le dice: "Ma per caso hai fatto la purificazione? Perché io mi sento malissimo." Questa persona le dice: "Stai tranquilla perché ho fatto tutto io." Proprio in quel momento in cui sentivi questa morsa, questo essere strozzata in qualche modo, io stavo operando. Lei gli dice: "Va bene." Da lì a poco questa donna peggiora e poi arriva a contattarmi per questo motivo. Quindi, innanzitutto, lei mi conferma questo fastidio da lei provato a livello del chakra della gola. L'avevamo visto con i tarocchi e lei me l'ha confermato perché poi le è venuto in mente e mi ha raccontato questa cosa. Detto questo, io le ho detto: "Va bene, qui occorre intervenire in altro modo perché è evidente che probabilmente in buona fede, io questo non lo so perché non conosco la persona a cui si è rivolta prima, questa persona ha probabilmente invocato delle entità, si è rivolta a un'egregora per poter in qualche modo fare questa purificazione. Solo che quando si fanno le cose in modo non troppo consapevole e in modo molto facile, è altrettanto facile
incappare in entità che poi magari danno qualcosa sul momento, ma tolgono tanto. Quindi sul lungo termine la persona sta peggio di prima. Tra l'altro, se vi trovate per la prima volta su questo video, non sapete che cos'è un'entità, cos'è una forma pensiero, cos'è un irretimento, quindi un'entità di secondo grado, che cos'è un'entità di terzo, di quarto, che cos'è appunto un'egregora, io vi invito alla lettura del mio nuovo libro perché ho dedicato proprio un capitolo a questo: classificazione degli attacchi psichici possibili negli individui. Quindi abbiamo proprio forma pensiero, irretimento, poi entità di terzo grado, di quarto e quinto grado, egregore, fatture e tanto altro. E spiego quando e in che condizioni questo tipo di attacchi psichici possono agganciare la persona e quando invece la persona attraverso un lavoro su di sé ne diventa immune. O perlomeno è raro che ne possa essere attaccata. Trovate comunque tutto nel libro che si intitola Testamento all'umanità. Lo trovate su Amazon, Giardino dei Libri. Vi metterò ovviamente il link nella descrizione al video e nei commenti in evidenza. Ok? Quindi se volete saperne di più, potete leggere il libro perché ne parlo e in modo anche molto dettagliato. Detto questo, che cosa faccio? Io ho già ormai da un paio di anni, diciamo così, canalizzato in un momento di mia profonda centratura quella che è una purificazione e una protezione energetica, che funziona molto bene perché non è che lo dico io, ma ne abbiamo visto gli effetti con un sacco di persone che si sono rivolte a me per questo. E alle quali ho ritenuto indispensabile farlo. Ok? Anche per casi meno gravi, dove magari c'erano solo delle forme pensiero. Perché, come dico sempre, come dobbiamo provvedere alla pulizia fisica, ci facciamo la doccia tutto il giorno, mi auguro, non siamo mica dei puzzoni, dobbiamo provvedere alla pulizia energetica, solo che non è nella nostra cultura. Nella maggior parte dei casi, quindi pensiamo che l'energia non valga niente, non sia niente, manco ci accorgiamo di averla. Ok? Invece è assolutamente importante. Quindi io ho, diciamo, canalizzato un decreto in cui non ci si va ad appellare a nessuna entità, perché per quanto positiva, comunque è energia ed è una forma. Ok? Nessuna egregora, niente di niente. È un decreto, quindi è un comando che si dà alla propria parte intelligente, all'intelligenza dello spirito o sé superiore, e faccio utilizzare delle punte di quarzo ialino, esattamente come questa. Le punte di quarzo ialino possono essere completamente trasparenti. Oppure possono avere, come potete vedere qui, dei fantasmini. Ok? Però comunque, a meno che non si tratti di un quarzo fumé come questo, che vedete la differenza, questo è molto più cristallino, questo è ialino, questo è quarzo fumé. Tra l'altro questa è una punta che è comunque efficace, ma è stata levigata dall'uomo. Questa è una punta rara e naturale, come potete vedere, è proprio stata estrapolata così com'era, senza particolari sofferenze per il cristallo, ed è una punta di fumé. Io faccio, e quindi è leggermente più scura, ma non faccio utilizzare questa, anche se andrebbe benissimo. Faccio utilizzare queste proprio per vedere se ci sono dei particolari cambiamenti. Quando, tra l'altro, io ne faccio mettere una dietro la nuca e una sull'osso sacro, che sono due punti entro i quali si accumula l'immondizia psichica, quindi energetica, la spazzatura eterica. Le egregore si attaccano proprio lì dietro. A parte che si attaccano un po' dappertutto, però quelli sono due punti vitali, ok? È da lì che si può ripulire molto bene la persona. Come
colonna vertebrale dritta perché l'energia deve scorrere in maniera, diciamo, corretta. Quindi colonna vertebrale dritta, una punta con una mano, adesso facciamo finta che sia un'altra punta di quarzo, l'altra punta e si ripete il decreto. Ok? Ovviamente non potete farlo se non avete il mio decreto, questo lo capisco, però magari non avete bisogno, quindi non vi mettete a fare esperimenti se non avete mie precise indicazioni e se non è stata appurata la vostra situazione energetica, perché a volte se non ne avete bisogno può anche non essere utile e non essere necessario, ok? Detto questo, le ho fatto fare questa cosa qui e le ho spiegato una cosa che voglio dire anche a voi. Quando ci sono dei casi particolari in cui si prendono delle cose perché si fanno dei lavori senza coscienza, ragazzi, io ho un'esperienza di ormai sono più di 10 anni, sono quasi 12 anni, e di cazzate ne ho fatte anch'io, ok? Anch'io, quando ero più ragazzina, ho fatto delle cose che poi ho dovuto ripulire, tagliare, togliere, di cui poi mi sono pentita. È normale, siamo in un percorso, ok? E se qualcuno mi avesse detto, avessi trovato qualcuno che mi avesse avvisata di quello che succede quando si fanno fare delle cose a persone che magari non si conoscono benissimo, non si sa esattamente quali entità vanno a invocare e non si sa esattamente che cosa si sta facendo, magari anche in un momento di sofferenza per una persona, cioè mi sarei evitata molti mal di pancia e avrei evitato tutto un lavoro che poi ho dovuto fare di pulizia su me stessa, eccetera. Ok? Nessuno può fare qualcosa al posto vostro. Esiste la figura dello sciamano, se è uno sciamano serio, che può togliervi il più grosso e poi vi dà un mantenimento. Vi aiuta a lavorare tutti i giorni da voi, su voi stessi, per essere puliti, per pulire i vostri corpi energetici e quindi rimanere sani anche nella mente e nel corpo. Ok? Ma non pensiate mai che con una volta abbiate risolto il problema. Infatti i trattamenti che do io vanno sempre dai 21 ai 30 ai 60 e nei casi più intensivi 90 giorni. E poi si vede. Addirittura io lo dico, se vi trovate bene potete farlo anche per più tempo, perché è come farsi una doccia, solo che si fa a livello energetico, ok? Detto questo, poi le punte si purificano. La purificazione delle punte può avvenire in molti modi, io poi lo spiego, o per 30 secondi, quindi proprio poco, sotto l'acqua corrente fredda, o in un vaso senza la pianta ricoperto di terra, perché sennò la pianta vi muore dopo poco, oppure con l'incenso, ma non è abbastanza sinceramente. Se avete la salvia bianca invece quello sì, è molto forte, perché la salvia bianca veniva utilizzata dai nativi americani, quindi è strong. Detto questo, che cosa è accaduto? Questa donna ha seguito le mie indicazioni e io le avevo avvisata, gli ho detto: se tu noti dei cambiamenti, quindi si creano dei fantasmini all'interno, quello è normale, ok? Semplicemente magari ha preso un po' di energia in più, oppure è anche un po' l'acqua che si insidia nelle crepature del cristallo, i fattori possono essere tanti. Ma se noti tanto che il cristallo si spezza a metà o si rompe la punta, non si può più utilizzare perché ha esaurito la sua forza vitale, quindi va seppellito, va ridato, ridonato alla natura. Se invece, quindi si rompe, niente. Se notate, se noti che il cristallo diventa grigio ed è un occhialino, non è un fumè, o nero o addirittura marrone, mi devi chiamare immediatamente. Bene. Molti di voi la fanno la purificazione, perché se mi avete sentita, comunque nella maggior parte dei casi ce n'è bisogno, quindi io la do.
Detto questo, mi manda un'email di domenica e mi dice: Erika, scusa se ti... oppure era sabato, comunque se ti disturbo, ma è successo un fattaccio. Ho iniziato a fare da poco la tua purificazione e il quarzo mi è diventato nero e marrone. E io dico: va bene, fammi vedere, mandami la foto. Mi ha mandato la foto del prima e del dopo. Io sinceramente è la prima volta perché avevo già visto un quarzo ingrigirsi, uno ialino, al corso di radiestesia. Ok? Era stata ripulita una mia collega radiestesista e da un'egregora importante. Tra l'altro poi lì dopo essere stata ripulita ha lavorato tantissimo, prima non lavorava mai e in una settimana ha fatto quello che praticamente non ha fatto in mesi. Comunque. Ma non avevo mai visto una cosa del genere. Lì, quella purificazione che gli è stata fatta, gli ha fatto male. Perché sono state invocate delle entità che quella si è presa e gli stavano mangiando completamente l'energia. E io non voglio immaginare che cosa sarebbe accaduto se questa donna non si fosse ripulita. Veramente le conseguenze fisiche sarebbero state, ve lo dico per esperienza, devastanti. Ok, quindi vedo sto quarzo e gli dico: guarda, fai così, 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 gli do delle indicazioni per ripulirlo, gli dico di non usarlo più. Se non torna bianco, adesso mi deve far sapere perché gli ho dato un tot di giorni con delle cose che deve fare, vediamo se si ripulisce, se torna bianco. Dopodiché ho chiamato immediatamente la mia collaboratrice Carlotta di Oblivion Jewelry e le ho detto: Carlotta, so che i quarzi gliel'hai passati tu, gliel'hai venduti tu. Ti ricordi com'erano? Così avevamo doppia testimonianza, anche perché se devo parlare a voi, voglio dirvi le cose che siano certe. Lei mi dice: sì, assolutamente, le foto, anche perché io prima di mandare i cristalli li guardo, li compro e li mostro. Insomma, foto della signora. Foto di Carlotta, questi quarzi sono ed erano, cioè erano completamente trasparenti, con qualche fantasmino. Infatti nella foto, vedrete nella prima foto, un pezzettino in più qua sopra, se non erro, perché è la gommina che Carlotta mette quando, per proteggere la punta, in modo tale che non si rompa, non si schegge niente. Però anche la foto dell'altra, magari ve le metto tutte e due. Però il cristallo che è quello è riconoscibile perché ha proprio delle increspature, dei fantasmini all'interno. Insomma, era un altro cristallo. Insomma, vi lascio alle foto e noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, fate le cose con criterio. Ho scritto questo libro apposta per informare le persone. Un abbraccio grande. Ciao a tutti.